Okay, then let us continue with this series about the pillars of mindfulness or areas of mindfulness based on Satipatthana Sutta. Continuiamo con la nostra serie dei pilastri della consapevolezza oppure le aree della consapevolezza basate sui Satipatthana Sutta. We have spoken about mindfulness of the body, Kaya Anupassana. Abbiamo parlato della consapevolezza del corpo, Kaya Anupassana. Mindfulness of feeling in the sense of pleasant, unpleasant and neither. La consapevolezza delle sensazioni intese come piacevole, spiacevole o neutro. Vedana Nupassana. And this word Nupassana means something like repeated contemplation. E Nupassana, come in Vedana Nupassana, significa una osservazione ripetuta. Actually it means Anupassana means repeated contemplation, but the two A merge, Vedana Anupassana. Anupassana significa osservazione ripetuta, però poi si fonde con la parola prima, come Vedana Anupassana. And today we look at Citta Anupassana. This is the repeated contemplation of mind. Oggi guarderemo invece Citta Anupassana, che è l'osservazione ripetuta della mente. So, how can we observe the mind? Allora, come possiamo osservare la mente? Where is the mind? Dov'è la mente? What is the mind? Che cos'è la mente? So, that might not be that clear in the beginning. Potrebbe non essere chiaro all'inizio. Is the thinking the mind? La mente è il pensiero. Or is the mind more than thinking? O la mente è qualcosa di più del pensiero. In the Pali language the term is citta. Citta is sometimes translated as mind and sometimes translated as heart. Il termine in Pali è citta, che a volte viene tradotto con mente, altre volte con cuore. But they don't mean the organ of their hearts. Non si intende l'organo fisico del cuore. It should just signify that citta is more than the intellectual mind, it's also the effective mind. Significa che citta è qualcosa di più della mente intellettuale da sola, e anche la nostra mente affettiva. Yeah. So, this is why sometimes some translators choose sometimes to use the word mind and sometimes heart. Per questo alcuni traduttori a volte utilizzano la parola mente, altre volte cuore. But mostly we read mind. Ma per lo più si utilizza mente. For example, here is a quote of the father of the forest monks in Thailand, Ajahn Mun. Qui c'è una citazione del padre dei monaci della foresta thailandese, Ajahn Mun. Of all the many things that people value and care in the world, the mind is the most precious. Di tutte le cose a cui le persone danno valore, che ci sono al mondo, la mente è la più preziosa. In fact, the mind is the foremost treasure in the whole world. In verità la mente è il tesoro più prezioso che ci sia al mondo intero. In fact, the mind is the foremost treasure in the whole world. So be sure to look after it well. Quindi siate certi di prendervi cura di essa bene. And to realize the mind's true nature is to realize Dhamma. Realizzare la vera natura della mente è realizzare il Dhamma. Understanding the mind is the same as understanding Dhamma. Comprendere la mente è la stessa cosa del comprendere il Dhamma. In Dhamma is the teaching of the Buddha, but it's also the truth of things. It's or a kind of the nature of everything. Il Dhamma è sia l'insegnamento del Buddha che anche la vera natura delle cose, la vera natura. Sì. And the teaching of the Buddha shows the way how to realize the true nature of
Gli insegnamenti del Buddha ci insegnano, ci danno una via per riuscire a scoprire, a comprendere questa vera natura delle cose. So to continue with Ajahn, once the mind is known, then Dhamma in its entirety is known. Quindi una volta che la mente è conosciuta, il Dhamma è conosciuto nella sua interezza. Clearly, the mind is a priceless possession that never should be overlooked. La mente è un nostro possedimento prezioso e non deve mai venire sottostimata. So citta nupassana might not be something unimportant. Quindi citta nupassana non è qualcosa di poco importante. Yet it is mentioned after mindfulness of the body. Però viene comunque menzionata dopo alla consapevolezza del corpo. And that could also mean that by mindfulness on the body we are kind of sharpening our observation capabilities. Questo significa anche che grazie alla consapevolezza del corpo noi siamo in grado di affinare le nostre capacità. And also it provides the contrast to the mind. E ci fornisce anche un contrasto alla mente. Yeah. So what is not physical, it must be mental. Cioè nel senso che quello che non è fisico deve essere mentale. Okay. So and the border is when the mind is not very clear, not always very clear, it's kind of muddled. Per il what bone in what sense? To know what is mind and what is body is not always so clear to see. Ah, okay, questo limite non è sempre così chiaro che cosa è corpo e che cosa è la mente, specialmente quando la mente è un po' annebbiata, fangosa. See, there is what is called the first inside knowledge in this. Classification of 16 inside knowledge is nama rupa pariccheda jnana, which means to be able to differentiate body and mind. Quella che viene chiamata la prima conoscenza di insight è proprio una conoscenza che riesce a distinguere la mente dalla materia. That doesn't mean that one always knows exactly what is body and mind, but that in one moment of observation, and be it observation of a physical object, it is very clear what is the physical part and what is the mental part. Questo non significa che in quel caso una persona è sempre, riesce sempre a distinguere in ogni caso che cosa sia mente, che cosa sia materia, però ci sono due momenti dove è molto chiaro che c'è un oggetto fisico e c'è l'oggetto mentale. So for example when the abdomen is rising and you feel a growing tension. Per esempio se c'è l'addome che sta salendo si sente una tensione che diventa più forte. So this tension, this is physically. Questa tensione è fisica. But the knowing of it is mental. Però il conoscere quella sensazione è mentale. People say I know. Le persone dicono io so, io conosco. But actually it's just the process of knowing. Ma in realtà è solo questo processo del conoscere. The I is some extra that we usually add. L'io è qualcosa in più che aggiungiamo dopo. So don't underestimate observation of rising and falling, you can have quite deep insight even with this. Quindi non sottovalutate l'osservazione del salire e scendere dell'addome, perché si possono avere degli insight molto profondi anche con questo. But it can happen with some other physical sensation, of course. Naturalmente può accadere anche con altre sensazioni fisiche. But just when time is ripe. Quando il tempo sarà maturo. So, well. Physical sensation, being aware of physical sensations can be a help to be also more aware of mental processes.
Quindi essere consapevoli delle sensazioni fisiche ci è d'aiuto anche per essere consapevoli dei processi mentali. So, I like to give the example of the sea. Mi piace questo esempio del mare. You can stand maybe a little higher at the pier and look at the sea, and there is quite some wind and it has waves. Noi siamo un po' più in alto, stiamo guardando il mare, c'è un po' di vento e ci sono delle onde. So we can look at the waves. Possiamo guardare le onde. Or we are not on looking, but we are in the sea and we are just playing with the waves and we are diving into the waves. Oppure siamo dentro all'acqua. Stiamo giocando e ci immergiamo dentro le onde. So there is two perspectives: diving into waves, or being kind of the wave is a kind of splashing over you. Quindi ci sono due modi diversi di vederlo. In uno stiamo nuotando dentro le onde e nell'altra l'onda. No, no, it's the same. The other comes. L'altra viene dopo. No, questa è una sola. Siamo lì che giochiamo con le onde, l'onda ci viene addosso. And the other is standing at the pier and looking down to the waves. Mentre l'altra è quando siamo più in alto e guardiamo giù le onde. So this you could compare with thoughts. Questo possiamo paragonarlo ai pensieri. When thoughts are there and we are kind of with the thought in the content, it's like when we are in the wave. Quando noi entriamo nei contenuti dei pensieri è come quando siamo dentro le onde. But the moment where we are aware that thinking happens, it's like standing on the pier and seeing the waves. Quando invece siamo consapevoli di quello che sta succedendo, allora è come stare sul molo e vedere le onde sotto. So, and sometimes it goes back and forth. Quindi ogni tanto andiamo avanti, cioè cambiamo questi due punti di osservazione. But the mind is not just thoughts, not just waves. Però la mente non è soltanto pensieri o onde. So you could also stand at the pier and not so much look at the waves, but at the water. Quindi possiamo stare sul molo non solo osservando le onde, ma anche guardando direttamente l'acqua. The water could be clear, but it could be also colored. L'acqua può essere limpida, ma anche colorata, scura. Or you cannot look through it. E non possiamo vederci attraverso. Or it might be really very heavy waves. And whipped up, or it might be calm. Potrebbero esserci delle onde forti, l'acqua essere agitata, oppure potrebbe essere completamente liscia e calma. So this could be compared with the mental state. Queste cose possono essere paragonate agli stati mentali. So if there is a certain mental state that can somehow then also correlate with what kinds of thoughts are arising, or what kind of thoughts are arising, it correlates with the mental state. Quindi quando ci sono alcuni stati mentali possiamo anche vedere che tipo di pensieri sorgono a seconda anche dello stato mentale che c'è. For example, sometimes when I'm meditating in a group and I'm irritated by some people or things around or noises, it's not always clear what is first. The irritation of the noise, for example, or is the mind already in an aversive mood and then picks this and this and this that it doesn't like? Per esempio, se io sto meditando in un gruppo di persone e la mia mente è molto irritata e continua ad irritarmi perché c'è un rumore, perché succede quello, succede quell'altro, in realtà è difficile da capire se viene prima l'irritazione per via di una cosa specifica, tipo un suono, oppure se in realtà è la mente che è già disturbata di per sé e allora inizia a prendere come scusa tutte queste cose. For example, if the mind is relatively at ease and calm enough, not tight,
there might be a sound and it's just a sound and doesn't matter. And another time the mind might be a bit agitated already, or restless, or already with some aversion, and then some sound arises, the same sound, and aversion arises. Per esempio, se la mente in quel momento è calma, è pacifica e ci sono dei suoni, probabilmente non ci sarà nessun problema, non daranno fastidio. Se invece la mente è molto irrequieta o agitata, anche se arriva lo stesso suono di prima, magari sorgerà l'avversione. So I'm always happy when one can practice at the meditation center that is not 100% perfect. Quindi io sono sempre felice quando si può meditare in centri di meditazione dove non è tutto perfetto al 100%. So that there are also occasions to observe different mental states. Così ci saranno delle possibilità per osservare stati mentali diversi. Once I have been at a meditation center where I thought this is really the perfect meditation center, this was in America. Sono stato una volta in America dove ho pensato questo è veramente il centro di meditazione perfetto. And then I got aversion because it was so perfect. E poi ho iniziato a provare avversione perché era troppo perfetto. I couldn't stand it anymore. Non lo sopportavo più. I wanted it to have a little bit more rapport. Le volevo avere un po' più di confusione. Yeah. And not so ordered. No, not so. In order. Ah, era troppo ordinato, tutto ordinato. So the citta, there is of course the content of citta, which can also be thoughts and images and so on, but also the state of the citta. Quindi con citta c'è sia il contenuto, possono essere dei pensieri, delle immagini, eccetera, ma anche lo stato mentale. So what we do with citta upasana is just to recognize also the state of mind. Quindi quello che facciamo con citta upasana è riconoscere anche lo stato mentale. So I would speak a little bit about thoughts and recognizing thoughts in the context of citta upasana, but also about mental states. Quindi voglio parlare un pochino dei pensieri, di riconoscere i pensieri nel contesto di citta upasana, ma anche degli stati mentali. So it reads in the following way, this instruction of the citta upasana in the texts. Allora, nei testi troviamo queste istruzioni di citta upasana. How does a practitioner abide contemplating mind as mind? Allora, come un praticante dimora contemplando la mente nella mente? Here, a bhikkhu, this is a term for a monk or for a practitioner, understands mind affected by lust as mind affected by lust. Qui un bhikkhu, che è un termine per dire monaco praticante, comprende una mente affetta dalla lussuria come mente affetta dalla lussuria. And one understands a mind unaffected by lust as unaffected by lust. E comprende una mente che invece non è affetta dalla lussuria come una mente non affetta dalla lussuria. And one understands a mind affected by hate as a mind affected by hate. Comprende una mente affetta da odio come una mente affetta da odio. And a mind unaffected by hate as a mind unaffected by hate. E comprende una mente priva di odio come una mente priva di odio. Now I just give a few examples, I don't go through the whole text. Vi do ora solo qualche esempio, non leggo tutto il testo. Or one understands a contracted mind as a contracted mind. Oppure si comprende una mente che è contratta come mente contratta. Or a distracted mind as a distracted mind. Una mente distratta come mente distratta. Yeah. A concentrated mind as a concentrated mind. Una mente concentrata come una mente concentrata. An unconcentrated mind as an unconcentrated mind. Una mente che non è concentrata come non concentrata. Just that.
solo questo. It doesn't say one understands a concentrated mind and this is better than the unconcentrated mind. Non dice quando comprende, conosce una mente concentrata, questo è meglio della mente non concentrata. It's just a neutral acknowledging of the state of mind. È un rendersi conto in modo neutro dello stato della mente. It's affected by lust. Full stop. È affetta dalla, dalla lussuria, punto. It's not affected by lust. Punto. Non è affetta dalla lussuria, punto. And so every just a statement and that's it. Quindi c'è soltanto questa affermazione. So we are not always observing like that. Quindi noi non osserviamo sempre in questo modo. You think, well, the mind is restless, it's too restless. Quando la mente è agitata, ci sembra troppo agitata. It should be calm. Dovrebbe essere calmo. And, so yeah. And we have this idea that a really mindful mind means, and really meditating means that it's completely calm. Abbiamo questa idea che una mente consapevole debba essere completamente calma. But in Vipassana it's not like that. Ma in Vipassana non è così. And even, and I would like to quote another very well known so-called Thai forest monk, Ajahn Chah. He writes about samadhi, and samadhi means actually, well, the fixing of the mind. Vorrei citare un altro monaco thailandese molto famoso, Ajahn Chah, che parla del samadhi, che è una mente molto ben concentrata. But it's interesting what he writes here. Interessante cosa dice. Or he never wrote, somebody wrote what he said. Sì, cioè lì è scritto, ma lui non l'ha mai scritto, okay. Qualcun altro l'ha scritto per lui. Samadhi is the firm mind, the one-pointed mind. Samadhi è una mente ferma, la mente è indirizzata su un solo punto. On which point is it fixed? È fissata in ogni punto? No, it's su a quale question. Punto? Ah, è una questione. On which point is it fixed? Su quale punto è fissata? It is fixed onto the point of balance. Ah, fino a quale punto è fissa? È fissa fino a un punto di equilibrio. That is its point. Quello è il punto. But people practice meditation by trying to silence their minds. Ma le persone praticano la meditazione cercando di far stare in silenzio la loro mente. They say, I try to sit in meditation, but my mind won't be still for a minute. Dicono, io mi siedo in meditazione, ma la mia mente non sta ferma nemmeno un secondo. One instant it flies off one place. The next instant it flies off somewhere else. Un istante la mente vola in un posto, un istante in un altro. How can I make it stop still? Come faccio a farla fermare, a renderla ferma? So he answers, you don't have to make it stop. E lui risponde, non devi farla fermare. That's not the point. Non è questo il punto. Where there is movement, is where understanding can arise. Dove c'è movimento, lì può sorgere la comprensione. Mm-hmm. People complain, it runs off and I put it back again. Le persone si lamentano, non ho capito. Corre via e la riporto indietro. Mm-hmm. Then it goes off again and I pull it back once more. Poi scappa di nuovo e la riporto indietro. So they just sit there pulling back and forth. Quindi like this. Io sto qui seduto a portare avanti e indietro la mente. Okay. So remember what he said. Where is this point of samadhi? It's the point of balance. Quindi ricordate che cosa dice qui, che il punto del samadhi è il punto di equilibrio. It's there where the moving can be just known. È il punto in cui questo movimento può semplicemente venire conosciuto. The mind goes there. It goes back. La mente può andare là, può tornare qua. But it doesn't have to be a pushing and pulling. Ma non deve esserci per forza uno spingere o un tirare. Maybe it's a dance. Maybe. Maybe it's a dance. Ah, dance. Ma è come una danza. So the
peace or the calm is not in the absence of any thought necessarily. Quindi la pace e la calma non ci sono necessariamente solo quando c'è assenza di pensieri. Especially if you can fix the mind, if you can find this point of balance. Specialmente se siamo in grado di trovare questo punto di equilibrio. So at the end of this Dhamma talk, he would say the following. Have you ever seen flowing water? E alla fine di questo discorso dice questo: avete mai visto l'acqua che scorre? Have you ever seen still water? Avete mai visto l'acqua ferma invece? If your mind is peaceful, it will be like still flowing water. Se la vostra mente è pacifica, sarà come dell'acqua ferma che scorre. Have you ever seen still flowing water? Avete mai visto dell'acqua ferma che scorre? There, you have only seen flowing water and still water, haven't you? Dite la verità, avete solo visto o acqua ferma o acqua che scorre. But you have never seen still flowing water. Ma non avete mai visto l'acqua ferma che scorre. Right there, right where your thinking cannot take you. Even though it's peaceful, you can develop wisdom. Proprio lì dove il vostro pensiero non può portarvi. I need the last. Right there, right where your thinking cannot take you. Even though it is peaceful, you can develop wisdom. Anche se è piacevole, è più pacifica, potete sviluppare la saggezza. Your mind will be like flowing water. La vostra mente sarà come acqua che scorre. And yet it is still. Ma comunque resta ferma. It is almost as if it were still. Ed è veramente come se fosse sempre ferma. È quasi. È quasi. It's quasi, yes. Quasi. It's almost as if it were still. È quasi. And come yet it is flowing. Ma comunque sta scorrendo. Yeah. So I call it still flowing water. Per questo la chiamo l'acqua ferma che scorre. Wisdom can arise here. La saggezza può sorgere lì. So maybe just to give an idea that we don't have to strangle our mind to be still. Quindi questo è per darci un'idea che non è necessario strangolare la nostra mente per farla stare ferma. Okay. And there's something else that is kind of underlining that. Poi c'è qualcos'altro che sta sotto tutto ciò. So I'm now quoting the Buddha. Adesso citerò il Buddha. Actually, this comes from that his attendant Ananda was going into town, and he met some faithful people who were talking about the Buddha. And they were talking about all the marvelous qualities that the Buddha had. L'attendente del Buddha Ananda va in città, incontra un gruppo di persone fedeli che stanno parlando di tutte le qualità che possiede il Buddha. And they would all that he can radiate immeasurable light and whatever. E stanno dicendo che lui può irradiare un sacco di luci colorate. And that he can look deeply into people and see where their potential is and how to arise this potential. E che può vedere all'interno delle persone e vedere qual è il loro potenziale e come fare sorgere questo potenziale. And many other things. E molte altre cose. So then Ananda came back to the Buddha and said and reported what the people told about the Buddha. Poi il Buddha e Ananda torna dal Buddha e gli racconta quello che le persone stanno dicendo su di lui. And the Buddha answered, yes, this might be so. E il Buddha risponde, sì, potrebbe essere così. But you might remember some other marvelous quality of the Tathagata. This is how he spoke about him. That
Tathagata, the so gone, thus gone, you might other qualities of the Tathagata remember. Ma tu potresti ricordare anche un'altra, delle altre qualità meravigliose che ha il Tathagata. Lui parlava di, in terza persona di sé chiamandosi Tathagata, yeah. Che vuol dire così. He always referred to him as Tathagata. So, the Tathagata here, for the Tathagata feelings are known as they arise, as they are present and as they are disappearing. Per il Tathagata le sensazioni sono chiare, sono conosciute quando sorgono, mm-hmm. quando sono presente e quando svaniscono. Perceptions are known as they arise, as they are present and as they disappear. Le percezioni vengono conosciute quando sorgono, quando sono presente, quando scompaiono. Thoughts are known as they arise, as they are present and as they disappear. I pensieri sono conosciuti quando sorgono, quando sono presenti, quando scompaiono. So we might, of course, sometimes look, can we see thoughts appearing, being there and disappearing, or not yet? Quindi ogni tanto possiamo provare a vedere, siamo in grado di vedere un pensiero che sorge, resta lì un po' e poi svanisce, o non siamo ancora in grado di farlo? Or what could be is that you are, say, breathing or whatever, and then at some point you awake to a thought. That means the thought is already there, and then you know it. Oppure magari stiamo seguendo il respiro e a un certo punto ci risvegliamo che stiamo pensando, cioè nel senso che ci riconnettiamo quando il pensiero è già partito. Or it could be that the thought is there, you know it, and then while you know that it is there, it vanishes. So you see it being there, but you also see it disappearing. E magari vediamo questo pensiero che sta andando avanti e una volta che ce ne accorgiamo riusciamo a vedere anche che scompare. And this can be verbal thoughts, this can be images. Può essere sia un pensiero verbale che delle immagini. Or it could be that you see or know an image or a thought arising and being there, and then another arising and being there. Oppure potrebbe essere che vediamo un pensiero che sorge, che è lì, e a un certo punto ne arriva un altro che sorge ed è lì e prende il suo posto. Or you can see an image or a thought arising, being there and disappearing. Oppure possiamo vedere un pensiero o un'immagine che sono lì, e sorge e rimane, scompare. Mm-hmm. Or you can see a thought arising and immediately disappearing. Oppure possiamo vedere un pensiero che sorge ma scompare subito. And sometimes one sees only disappearing. E alcune volte vediamo solo il momento della scomparsa. So there are different possibilities. Quindi ci sono possibilità diverse. So sometimes might be interesting. Oh, when I'm aware of images or thoughts, not so much getting into the content of the thought or of the image, but see, are you aware as it was arising, or are you aware as it is already there, and what happens to it? Quindi a volte può essere interessante questo, senza andare nei contenuti di queste immagini o pensieri, di provare a renderci conto se l'abbiamo visto sorgere, se vediamo quando rimane lì o se siamo in grado di vedere quando svanisce. And not that one is better than another, it's just to know. Non che una di queste possibilità sia migliore dell'altra, sono solo modi di conoscere. And this brings a little bit closer to Vipassana. E questo ci porta molto vicino alla Vipassana. Because Vipassana means, if you may translate the Pali word, something like seeing in different modes. Perché se traduciamo dal Pali Vipassana vuol dire vedere in modi diversi. And one of these modes that are meant is the mode of all objects arising and passing and changing. E uno di questi modi è quello di vedere gli oggetti che sorgono, che scompaiono, che cambiano. Of course we know, yes, everything is changing.
Certo, noi sappiamo che tutto cambia. But it makes a difference to see it firsthand again and again and again. Però è molto diverso vedere questa cosa proprio di prima persona ancora e ancora. And also regarding thoughts. Well, they're just fleeting thoughts. Anche riguardo i pensieri sono così insostanziali. And maybe sometimes you can just people say, well, it arises and it passes. E ogni tanto le persone dicono, beh, semplicemente sorgono e passano. Like the clouds in the sky. Come le nuvole nel cielo. Or sometimes much faster. O a volte molto più rapidi. But then there is one thought which has a hook. Ma magari poi c'è un pensiero che ha un uncino, si aggancia. Yeah, it doesn't pass. E non se ne va. And it now the whole drama arises. E iniziano a sorgere tutti i drammi. Okay. So this will be the topic of tomorrow's Dhamma talk. Questo sarà l'argomento di domani. Okay. So now let us come back to Cittanupassana. Adesso ricolleghiamoci a Cittanupassana. So we might be aware of the mind thinking. Possiamo essere consapevoli della mente che pensa. And we might even be aware how quick it can be jumping here and there. Possiamo anche essere consapevoli di quanto sia veloce nel saltare di qua e di là. I have here a text from the Dhammapada. Qui ho un testo del Dhammapada. Those are verses that are said that they summarize the Buddha's teaching. Sono dei versi che si dice che riassumano gli insegnamenti del Buddha. And they are old, probably of the time of the Buddha. Sono molto antichi, probabilmente del tempo del Buddha. And there are small chapters with a few verses, and one chapter is called the chapter of the mind. Ci sono vari capitoli con tanti versetti, uno di questi è il capitolo della mente. So I will just read two or three of these verses. Quindi ne leggo due o tre. Hard to control. Difficile da controllare. Nimble. Tremolante. No. Flickering or something. Or sfuggente. Cosa? Agile. Agile, that sounds good. Yeah. Agile. Yeah. No, because I have veloce, agile. I have a German and the English translation, and the English translation is sometimes with words I don't know, but it would correlate with the German translation. Agile, yeah. So hard to control, nimble. Alighting where it likes. Si posa dove vuole. This I like very much, because really you can observe the mind. It goes wherever it wants. It goes into the life of other people. It judges what they do. And so on. Questo mi piace molto, perché è vero, la mente si va a interessare di un sacco di cose, della vita delle altre persone. And then it said it's good to guard the mind, and guarded mind brings ease. È una cosa buona fare la guardia alla mente. Una mente che è controllata porta agio. And then it says so hard to see, so very subtle. È così difficile da vedere, è così sottile. So the mind is very swift, very fast. Quindi la mente è molto rapida, è molto veloce. And even an image might be there just for a moment. Un'immagine può arrivare e restare solo un istante. Or there might be a sound and immediately there is some association, and we are back in the past, and some emotion. Ci può essere un suono e immediatamente ci sono delle associazioni che ci riportano al passato, oppure arrivano delle emozioni. So the mental state can change so quickly.
E anche lo stato mentale può cambiare velocemente. Yeah. From one moment to the next. Da un momento all'altro. Yeah. So very subtle. And again it is alighting wherever it likes. E quindi è molto sottile e di nuovo dice si posa dove le piace. The wise should guard it. Il saggio dovrebbe fargli la guardia. Non so come tradurlo questo. Mm. Proteggerla forse. Mm-hmm. Sì. And then it says a protected mind brings ease. Una mente protetta porta agio. Then it says wandering far. Vaga lontano. Going alone. No. Vagando lontano, andando da soli. Bodiless. Da sola. Lying senza corpo. Lying in a cave. Vive in una grotta. You just have to translate whether it makes sense or not. No, but I know this. But lying in a cave. The mind. La mente. Those who keep it in, who can restrain it, are freed from Mara's bonds. Coloro che riescono a contenerla sono liberi dalle catene di Mara. So now, maybe some explanation. Per quest'ultima cosa potrebbe servire qualche spiegazione. So, wandering far, we might be able to, connect with this. Our mind can go anywhere. It can go to New Zealand in one instant. Yeah. Allora, vagare lontano possiamo capire che cosa si intende, perché la mente può veramente andare in ogni dove, in un istante può andare anche in Nuova Zelanda. But wandering far can also mean that it can for really long, long time be just absorbed in trains of thoughts without being aware of it. Ma vagare lontano può anche voler dire per molto tempo, come quando siamo catturati in queste catene di pensieri senza fine. Or what often happens in the meditation practice when it's boring or something, that the mind goes into amusement park. Oppure come succede quando nella meditazione siamo annoiati, che la mente si rifugia nel suo parco di divertimenti. And then staying there for a long time, maybe until the bell. E poi resta lì per molto tempo, magari fino alla fine dell'ora. With pleasant thoughts or remembering pleasant thoughts. E rimane lì dove si trova bene, magari quando ci sono dei ricordi piacevoli. So here it would be interesting to be aware at some point of the wandering mind. Quindi qua può essere interessante a un certo punto di riconoscere questa mente che sta divagando. For that mind that is just in trains of thoughts or in dreams while we are in our daily activities. Anche di questa mente persa in questi treni di pensieri anche durante le nostre attività quotidiane. There the instruction is to, when you get it, that you get some idea of, was this just a short time, or maybe this was already since I started eating. Quindi qua l'istruzione è, quando ce ne rendiamo conto, ci rendiamo anche conto se questa cosa stava andando avanti da molto oppure se è già iniziata. Not to judge yourself, but just to know. E in questo caso senza giudicarci, però ne prendiamo atto. And then during the day is the time we might find out if there are certain areas here, or in our rooms, or in the dining hall, or when you are having a passeggiata. Oppure durante la giornata possiamo renderci conto se ci sono alcune zone, magari qui nella sala da pranzo, nella nostra stanza, o se andiamo a fare una passeggiata. Where especially a lot of trains of thoughts and being not present but in thinking happens. Dove accade che, in modo speciale, che inizino a tutti questi treni di pensieri e che ci lasciamo andare. So where are the most mindless areas?
Cioè, quali sono le zone meno consapevoli? That could be you have a single room and you close the door behind you and then break. No one sees me. Se siete in una camera singola, appena chiudete la porta, ah, finalmente posso smettere di essere consapevole. Now I'm away of everything. No more mindful meditators around me. Intorno a me nessuno mi vede, non c'è più nessun meditante consapevole intorno. Now I can do what I like. Posso fare quello che voglio. So that would be the area to, at the next time, to be more mindful. Quindi questa sarà la zona in cui la prossima volta cercheremo di essere un po' più consapevoli. So that would be your exercise zone. È questa che sarà la vostra zona per esercitarvi. Yeah. So, because it's the same mind. Perché è la stessa mente. It's the same mind that then you bring here and you want to have it calm and clear. È la stessa mente che voi avete portato qui e che volete che diventi calma e chiara. When someone asked the Dalai Lama how many hours per day one should practice to have really good results. Una volta fu chiesto al Dalai Lama quante ore al giorno bisognasse meditare per raggiungere dei buoni risultati. What did he answer? Che cosa rispose? What do you think? Che cosa pensate? 25. 25. So that would mean it is impossible to have any result. No, he said 24, yes. Disse 24 ore. Yeah. Okay. Of course it doesn't mean that we don't go to sleep. Certo non significa che non dobbiamo andare a dormire. We should sleep. Dovremmo dormire. Yeah. But it just shows that there is not something like a break or something. Però ci mostra che non ci sono delle interruzioni, diciamo. But don't understand this in a wrong way. Però non comprendete questa cosa nel modo it sbagliato. It doesn't mean that now the practice must be really very tense and I have to push myself to be mindful every moment, even in my room. Non vuol dire che da adesso in poi la pratica deve diventare super tesa, ah, adesso devo essere sempre consapevole in ogni istante, anche in camera mia. It has more to do with the attitude. È più una cosa che ha a che vedere con un'attitudine. And if our attitude is well, let me extend this as good as I can. È un'attitudine di dire, va bene, provo a allargare questa cosa il più che posso. Yeah, then also in our room we might sometimes remember to sense our body or to find out that the mind is wandering, but then allowing it also to return to breathing or seeing or sensing the lying in the bed or whatever. Quindi anche se siamo in camera nostra e ci sono dei pensieri, possiamo permetterci ogni tanto di riconnetterci. Mm-hmm. Quindi ogni tanto ci riconnettiamo, siamo consapevoli anche, non so, della luce. Simply knowing the state of mind. O semplicemente riconosciamo lo stato mentale. You might not even always have to return to rising and falling, but just know what is going on in the mind. Riconosciamo lo stato mentale, poi possiamo anche tornare al salire e scendere dell'addome, ma almeno capiamo che cosa sta succedendo nella mente. So, for example, when the mind is in the amusement park. Per esempio, quando la mente è nel parco di divertimento. Whether it's in your room or whether it is in the sitting meditation. Sia che voi vi troviate in camera vostra che qui nella sala. So that means in the moment you know it, you're aware of the mind. Significa che nel momento in cui ve ne rendete conto siete consapevoli della mente. And then it could be easy to just let go and go back and go back to breathing. E allora dovrebbe essere semplice riuscire a lasciarlo andare e a ritornare al respiro. But it could be that you don't like that. Però magari non vi va di farlo. Because I like the thoughts of the amusement park much more than the boring breathing.
perché vi piacciono molto di più questi pensieri del parco del divertimento piuttosto che questo respiro così noioso. Okay, so then know the mental state. In questo caso è utile riconoscere lo stato mentale. It could be that this is a mental state that is connected with desire. Potrebbe essere che ci sia uno stato mentale collegato con il desiderio. And desire has the has the quality of sticking. Il desiderio ha proprio la qualità di appiccicarsi. So you're kind of sticking to these nice thoughts. Si appiccica a questi desideri che ci piacciono e pensieri che ci piacciono. So not so easy to get it off. Quindi non è così facile staccarlo. Okay. So cittanupassana would be not so much just looking at the content of the beautiful thoughts, but also looking at the sticky mind. Quindi cittanupassana non è tanto guardare il contenuto di questi pensieri piacevoli, tanto questa, per esempio, proprio la mente appiccicosa che si appiccica. Mm-hmm. Or when there is aversion, then to see how there is a kind of being repelled. Oppure quando c'è l'avversione possiamo vedere che la mente si ritrae. Mm-hmm. So the mind wandering far, it says, going alone, it says. Quindi dice la mente che vaga lontano, che vaga da sola. So, why going alone? The commentaries say that there is always just one moment of consciousness. Il commentario spiega così che c'è sempre solo un istante di coscienza. Hearing consciousness, seeing consciousness, sensing consciousness. Una coscienza uditiva, visiva, tattile. So the consciousness is not one thing. Quindi la coscienza non è una cosa. But it is arising when there is the condition. Ma sorge quando ci sono delle condizioni. If there is the ear and the sound and the adverting, then hearing consciousness. Se c'è l'orecchio, il suono e l'avvertire questo suono, allora sorge la coscienza. Okay. Uditiva. The same with the sight and the eye. And adverting. Se c'è l'occhio, se c'è l'oggetto visivo e se c'è questo rivolgersi verso l'oggetto, sorge la coscienza visiva. The same with a mental object, like a thought. Lo stesso vale anche per gli oggetti mentali come i pensieri. You might be so absorbed in thought that you may not hear sound that others hear. Potresti essere così assorti nei vostri pensieri che non siete neanche in grado di percepire i suoni o oggetti visivi. Yeah. So going alone means one consciousness after the other. Quindi che vaga da sola significa che c'è una coscienza sola dopo l'altra. But this goes very very quickly. Usually one cannot be aware of that. It looks like everything happens at the same time, the seeing, the hearing and so on. Ma dato che succede in modo così rapido, di solito ci sembra che tutto avvenga insieme, per esempio sentiamo e vediamo nello stesso momento, ci sembra così. There are times in meditation when it's quite developed where this arising and passing of these moments of consciousness can be known. Ci sono dei momenti in meditazione quando è un po' sviluppata dove diventa molto chiaro tutta questa fila di momenti di coscienza che sorgono e che passano. Now, lying in a cave, why lying in a cave? E perché giace in una grotta? So, there at the time of the Buddha,
It was said, well, there is an object to see, and there is the organ, the physically organ that receives it, that is the eye. Allora, diciamo che si dice appunto che c'è un, mettiamo il caso della vista, c'è un oggetto visivo e poi c'è un organo che riceve, in questo caso l'occhio. But what about mental state or thought? Where is the physical base for it? Ma riguardo ai pensieri o agli oggetti mentali, dov'è questa base fisica? So the Buddha would always just refer to it as that base. That means he wouldn't specify it. Il Buddha quando ne parla non specifica e la chiama quella base. But later, not so much later text and already in the Abhidhamma, they refer as the mind base, like the base for hearing consciousness is the physical base is the ear, and for, the mind base they refer as the Hadaya Vatu, and that is called the heart cavity. Ma poco più avanti del tempo del Buddha, già nell'Abhidhamma, ci si riferisce alla base della mente, la base fisica della mente, con questo Hadaya Vatu, heart cavity, che è la cavità del cuore. Yeah. So here is the cave. E questa è la grotta. Okay, so that's interesting whether it is like that. Well, but here this is the first time that they are kind of introducing the heart. E quindi è interessante capire se è così o no. Comunque questa è una delle prime volte in cui viene introdotto anche questo cuore. So, well, it's not really important for us our practice now. Comunque per la nostra pratica in questo momento non è importante. Yeah. But it is interesting or necessary to not leave the mind completely unguarded. It means not to leave it alone and let it do whatever it does. Comunque quello che è importante è di non lasciare la mente completamente senza cura, quindi lasciarle fare proprio tutto quello che vuole. Because that could be a source of suffering. Perché questo diventa una fonte di sofferenza. For example, and even in a retreat we have to be careful. Anche in ritiro, per esempio, dobbiamo fare attenzione. There are enough instructions what to do and to be with the breath or with the body, to know when thoughts are there and to note them, but not necessarily follow them to the end. Ci sono molte istruzioni su cosa fare, seguire il respiro, percepire il corpo, accorgersi quando c'è un pensiero, notarlo, non per forza seguirlo fino alla fine. Still, some meditators are not following that. Però comunque alcuni meditanti non seguono queste istruzioni. And often what happens is that thoughts arise, and then next thought, it goes in circles. And then, after a day or two or three of meditating, one ends in deep depression. E quindi sorge un pensiero, lo seguono, ne sorge un altro, iniziano a seguire questi cicli di pensieri e poi dopo due o tre giorni di ritiro si trovano molto depressi. And this especially if one has the tendency towards that. Specialmente se qualcuno ha una tendenza verso questo stato mentale. This is why it's important to really guard the mind and know where it's going and not to allow it to go everywhere. Per questo che è importante davvero fare la guardia alla mente e guardare dove si dirige e in alcuni casi non permettergli di continuare là. And what, maybe this is so to the end of citta and upasana, what can also happen when we observe the different mental states is that we get an idea of what could be a mental state that is
wholesome and what is a mental state that is unwholesome. Un'altra cosa che impariamo osservando gli stati mentali è questo iniziare a renderci conto di quali sono stati mentali benefici e quali invece sono nocivi. Wholesome in that sense that when it is growing that it leads to more peace or more balance or more happiness. Un benefico vuol dire che quando uno stato del genere cresce ci porta più pace, più benessere, and più felicità. Unwholesome when it grows and grows it leads to more unease and suffering. Invece è nocivo, malsano, uno stato che più aumenta e più ci conduce a sofferenza. And if at the end of the 7-day retreat it's only this that we get a taste of this, what is worth to be nourished and what is better not so much to nourish, then it's already worth the retreat. Se alla fine di un ritiro di 7 giorni siamo riusciti a cogliere questa cosa, cioè a renderci veramente conto di quali sono gli stati che vanno nutriti e quali invece che è meglio non nutrire, allora è un ritiro che è valsa la pena fare. So now I've been talking about mindfulness of the mind, which includes being mindful of the content of the mind, like the thoughts and images. Quindi la consapevolezza della mente include anche essere consapevoli di quelli che sono i contenuti della mente come i pensieri o le immagini. But also being aware from time to time of the state of mind or the mental state. Ma anche degli stati mentali di quando in quando. Well, it might be affected by craving. Cioè che la mente può essere affetta dalla brama. Or it might feel peaceful. O magari si può sentire pacifica. Or it might feel calm. O calma. It might even feel calm, so there are some thoughts flowing. Può essere calma anche se ci sono dei pensieri che stanno fluendo. Mm. Or there might be joyful mind. Può essere una mente gioiosa. Or there might be contracted mind, it said here in the text. Come dice qua nei testi, può essere una mente contratta. So sometimes we sit there and the mind is contracted in the sense it can't be moved. It's maybe the abdomen is contracted, but also the mind is contracted. It's hard. Alcune volte quando siamo seduti ci rendiamo che la mente è contratta, nel senso che non riusciamo bene a muoverla, cioè magari anche l'addome è contratto, ma vediamo che c'è anche questa mente. Then meditator thinks, oh, I'm meditating in the wrong way. Allora il meditante pensa, ah, sto meditando nel modo sbagliato. I should open awareness. Dovrei aprire la consapevolezza. Then you try to open awareness. Allora prova ad aprire la consapevolezza. Mind is contracted. Ma la mente resta contratta. I should do hearing meditation. Dovrei fare forse la meditazione sull'udire. Mind is contracted. Ma la mente è contratta. Okay, what to do then? E allora che cosa si fa? No, contracted mind is contracted mind. Si conosce una mente contratta come una mente contratta. Another time it's not contracted, but it might be luminous or wide open. Un'altra volta non sarà contratta, ma sarà ampia e luminosa. Yeah. So of course sometimes it is contracted and we just can open up and it's different. Certo, a volte è contratta, ma riusciamo ad aprire e cambia. That's fine to open it up, but if this is not possible then just know it is contracted. Quindi va benissimo se possiamo aprire, però se questo non succede, conosciamo che è semplicemente contratta. And this can happen several times in the practice. Questo può capitare molto, molte volte nella and pratica. Then another time it might be so clear, you think, wow, such a clear mind, and just know it is clear. Un'altra volta magari la mente è veramente molto chiara e la dobbiamo solo conoscere come mente chiara. But don't get attached to the clarity, but use the clarity to just observe whatever has to be observed. Non dobbiamo attaccarci a questa chiarezza, ma semmai usare la chiarezza per osservare quello che succede. Yeah. So with the time we get acquainted with more and more different shades of mental states.
Quindi con il tempo iniziamo a familiarizzare con sempre più sfumature di diversi stati mentali. And we might have our own words for it. We don't need to use whatever we find in Abhidhamma or in texts. E troveremo le nostre parole per descrivere queste cose, non dobbiamo usare quelle che sono scritte nell'Abhidhamma. But it's good to get acquainted with different mental states. Ma è una cosa buona familiarizzare con tutti questi stati mentali. And then when it's arising again, you can say, oh, I know you're already, oh, this is the contracted mind. E quindi quando poi sorgerà di nuovo, possiamo dirgli, ah, ti conosco di già, tu sei la mente contratta. Or this is the clear mind. E tu, questa invece è la mente chiara. Or this is the mind that can move easily towards any object. Questa è la mente che riesce a muoversi con facilità attraverso molti oggetti. And this is the mind that hardly can move. Questa invece è una mente che si muove con difficoltà. So, learning to know all the different shades of mental states. Quindi imparate a riconoscere tutte queste diverse sfumature degli stati mentali. Ok. I think it's enough for today. There is just one. No, I can. That's for tomorrow. Let's sit in half a minute in quiet.